Sono Giorgio Cremaschi e vi ringrazio, sono contento e felice di essere qui con voi. Siccome molte cose sono state dette, comincio con una cosa che non mi pare sia stata detta e con una mia proposta per quanto riguarda lo statuto, quindi chiedo al Presidente di tenerne conto, di ascoltarlo. No, perché poi mi servirà nella discussione. Io penso che lo statuto debba essere un insieme di regole, ma anche qualche enunciato di principi, cioè chi siamo e cosa vogliamo. Quindi io chiedo di mettere nello statuto un riferimento al fatto che noi vogliamo il socialismo. Chiedo di metterlo nello statuto. Vogliamo il socialismo. Questo non vuol dire che siamo tutti comunisti. Si può essere socialisti, anarchici, radical-democratici e volere il socialismo, perché, come diceva prima una compagna di Bologna, noi non possiamo continuare a vivere e a pensare dentro i limiti di questo sistema infame. Non solo a vivere, anche solo a pensare. Questo è quello che serviamo. Io penso che potere al popolo abbia una funzione fondamentale oggi ed è per questo che siamo in tanti. Non dobbiamo esaltarci, dobbiamo solo dire che siamo in tanti perché evidentemente c'è bisogno di potere al popolo. E quindi dobbiamo anche dire a cosa serviamo. Se dovessi dire tecnicamente, brutalmente, in sintesi, a cosa serviamo, noi oggi dobbiamo servire prima di tutto a combattere la paura. Perché oggi il nostro paese è governato dalla paura, anzi da due paure contrapposte che sono le due alternanze di governo. Una è la paura fascistoide, quella di Salvini, la paura dell'invasione, la paura dei migranti, quella che ci fa sentire come se fossimo dei coloni israeliani. Noi combattiamo Salvini non in nome dei migranti, che pure lo combattiamo. Combattiamo Salvini nel nome del popolo italiano che è degradato da Salvini e dal pensiero di Salvini. Questo è il primo punto. Secondo, combattiamo l'altra paura, quella che ha governato prima, le banche, la finanza, lo spread, che poi si unirà con questa, si unirà anche con questa, alla fine faranno un matrimonio. E combattiamo anche questa, ed è per questo, e qui arrivo alla questione organizzativa, che dobbiamo essere, io non dico nuovi, molte delle cose non sono nuove, anzi alcune delle cose che facciamo sono ottocentesche, con le nuove tecnologie, ma ottocentesche. Ad esempio il rapporto diretto con gli iscritti, un'organizzazione nel territorio. Mi sono andato a vedere una vecchia struttura della FIOM del 1912 dove c'era scritto nel manuale l'elenco di tutte le assemblee fatte del territorio, l'elenco di tutti gli scioperi, quelli fatti, quelli persi, quelli vinti, quelli che avevano ottenuto qualcosa, quelli che erano andati in vacca. Io credo che noi abbiamo in mente un'organizzazione che sia prima di tutto questo, un'organizzazione che nei territori, nel paese, nella realtà di tutti i giorni fa il conto meticoloso di tutto quello che si fa e di tutto quello che si deve fare. Per questo abbiamo anche bisogno però di un'organizzazione. E allora la chiudo così, compagni, perché in 3 minuti non si può dire altro. Noi dobbiamo essere diversi e dobbiamo anche apparire diversi. Purtroppo è antipatico, però nella realtà questo conta, perché se ci mettono Maurizio Acerbo nella galassia della sinistra radicale, siamo già morti. Noi con quella galassia non c'entriamo più, siamo una stella nuova. E compagni, e le forze che abbiamo non sono quelle, lo voglio dire, a cui dobbiamo fare riferimento, del ceto politico, anche della sinistra radicale che ha portato a questo disastro. Io, compagni e compagni, ho stima di Nicola Fratoianni quando va sulla nave, anche lui come ha fatto Eleonora Forenza, copiandola peraltro. Ecco, ho stima di lui, però non posso dimenticare
che siede in Parlamento con quelli che hanno dato le autostrade a Pelletton, e noi con loro non ci stiamo. Facciamo un'altra cosa, ma non solo non ci stiamo, deve essere visibile che non ci stiamo. Nessuno può equivocare su questo. Questo è il punto. Noi abbiamo bisogno, per fare quello che vogliamo fare, cioè l'opposizione vera, l'alternativa vera a questo governo schifoso di imbroglioni, di essere capiti, vissuti, visti come totalmente diversi dal mondo che è morto con il Partito Democratico. Questo è il punto su cui si gioca il nostro futuro. E questo significa che dobbiamo costruire potere al popolo, lavorare per potere al popolo, costruire questa organizzazione. Alle altre organizzazioni, alle organizzazioni precedenti, io credo che hanno la scelta più giusta da fare, fare la scelta appunto di partecipare con tutta la convinzione possibile alla costruzione di questa esperienza che è l'unica che c'è in campo oggi davvero in Italia. E se posso dirlo con una battuta, visto che è stato detto, visto che giustamente io condivido quello che ha detto Paolo Ferrero, ha detto abbiamo sbagliato nel passato quando abbiamo puntato all'unità della sinistra col PD, e credo che questo sia un punto costituente, appunto. Facciamo però di questo abbiamo sbagliato un punto costituente nostro attuale, cioè non ripetiamo più gli stessi errori. Lavoriamo su un'altra strada, costruiamo altre cose. La forma organizzativa che qui viene proposta è una forma organizzativa che può avere sicuramente delle correzioni, dei problemi, eccetera, ma è una forma organizzativa di un'organizzazione che non vuole essere un modello arcobaleno, non vuole essere un concentrato di forze che si mettono assieme perché, poverette, non sanno cos'altro fare. È un'organizzazione nella quale la democrazia conta e decide. E anch'io sono contrario alle decisioni al 51% e lavorerò il più possibile perché tutte le decisioni siano prese con il consenso di tutti, ma autolimitarci, dire che al 51% non si può mai decidere e fare un'organizzazione a sovranità limitata sarebbe un limite a noi stessi. Questo è il punto. Poi abbiamo tutti il dovere di trovare la mediazione, di trovare il punto di unità, ma dopo che abbiamo definito le regole normali di una democrazia. E anche l'altra questione, quella dei portavoce, è vero, è un po' una rottura, sì, certo, rispetto a certi modelli, sì. Compagni, quando saremo 1 milione di iscritti, probabilmente la rivedremo. Ecco, la dico così, adesso abbiamo bisogno di dare protagonismo a tutte le forze che abbiamo, e credo che in questo momento dobbiamo fare questo. Quindi, scusate, ma è il momento di scegliere. Vogliamo costruire potere al popolo e la diversità di potere al popolo. Grazie.